manifestato in questa piazza che non era un sciopero etico, è un sciopero di tutti i lavoratori. Sono qua, sono 22 anni esatti oggi che sono in Italia, ma vi chiedo tutti, ma perché quando si parla di immigrazione si parla sempre della criminalità? Io sono Isidoro di Aero Ricambi a Cresperano, un'azienda di meccanico. Ma noi chiediamo una sola cosa, che deve essere uguale, la legge è uguale per tutti quanti. Allora io dico grazie a tutti quanti che siete qui. Vivo in Italia da 30 anni, ho visto cambiare lo scenario mondiale e anche la presenza degli immigrati in Italia rappresentano i danni che ci sono attraverso il mondo. È questo che abbiamo, è la fotografia della scena del mondo. Rappresento gli studenti albanesi, ma non solo, rappresento quei studenti che non hanno la possibilità, per via del permesso di soggiorno, andare a casa, per andare a fare uno stage all'estero, per via del permesso di soggiorno e della legge Bossi-Fini, o anche per quegli studenti che dopo hanno finito non hanno la possibilità di rimanere qua, di costruirsi il loro futuro e il futuro dell'Italia, ma il futuro di tutti, di tutti i giovani. Io sono qua per dirle di non dimenticare che pure gli italiani erano immigrati e sono ancora immigrati. E i nostri figli sono la futura d'Italia. Gli immigrati è quelli che si sfruttano di più, è quelli che è sempre guardato male. È ora di dire basta a queste leggi di ignoranza, è ora di dire basta al razzismo. È un razzismo istituzionale. Coloro che dovrebbero tutelare e rimuovere ogni ostacolo che di fatto limitano il progresso della persona economica, sociale, sono proprio coloro che fanno delle leggi contro il diritto allo studio, contro il diritto alla salute, che siamo tutti schiavi di un permesso di soggiorno. Mi fa anche ridere che dobbiamo aspettare come degli animali invece di essere degli esseri umani. E questo è il primo passo, abbiamo appena iniziato, è un percorso, questo è l'inizio, questo è l'inizio, quindi ci sono ancora altre presidi, altre manifestazioni per i nostri diritti, contro la legge Bossi-Fini.